ma io ho dato prima come dire un contatto con lo Stato dicendogli stiamo muovendoci in questa direzione. Sì, ma li contatti al 29 di luglio? Ma poi ti dicono, vabbè. No, però, ma ragazzi, ma, no, noi ma quello che dicono, dicono, chi se ne frega. No, e loro ti dicono, ragazzi, a me. Fai un ragazzo, ora. No, ma loro ragazzi, io poi non vi ascolto finché non mi presentate il candidato sindaco. No, però. Cioè, per dire. Ma non è così. Con regionale non è successo. No. Ma non ce ne frega niente. Noi stiamo lavorando. Vi diamo trasparenza. Noi stiamo lavorando. Stronzi, oh. Con regionale non è successo. Ma non devi dirgli. Vogliamo il singolo adesso, non ce ne frega un cazzo. E dici, guarda, stiamo organizzando questo, quello e quell'altro. Bisogna che loro sappiano che c'è del movimento. È chiaro. Ragazzi, se voi volete, ragazzi, ma ragazzi, io non voglio. Che cavolo, non lo so, non lo seguo. Non mi No, gli spedisco le registrazioni io per Pony Express tutti i giorni. Mandagli la video la registrazione. Ma tu smettere di importare tutta sta roba? Due settimane. Per 3 mesi, 20 persone che si 4 ore e 10. Esatto. Allora la gente si muoverà dal momento che te c'ha l'autorizzazione, perché finché Beppe non ti spinge, non ti dà, la gente non si muove. Allora se noi vogliamo iniziare a muoverci in tanti prima possibile, prima noi abbiamo da loro una certa autorizzazione, meglio è. Ma soprattutto sia ad agosto devo lavorare sull'ipotesi di coinvolgere tutti i cittadini e poi io vengo a sapere il 4 ottobre no, tutti i cittadini no, ma solo la piattaforma, capisci, mi ci rompo i coglioni. Ti sei portato avanti, hai fatto esercitazione. Ma noi magari in ottobre vorremmo fare il lancio ufficiale e quindi avere l'avviso tramite il blog. Il messaggio è chiaro, se loro mandano l'avviso tramite il blog, noi abbiamo il sindaco. Ho capito? Sì, ragazzi, ma io l'ho anche postato, cioè, salvo cazzate. Ci abbiamo a settembre, stiamo parlando di questa idea. Chissà, sicuramente vuoi andare dallo staff al 29 di luglio. Di grillo, sembra che sia chissà che cosa. Cazzo, figa, saranno persone, cioè, lo staff di grillo. Io non li ho mai incontrati, mi piacerebbe andare, ma giusto per vederli, perché stiamo parlando di questa entità che noi andiamo e però se non ci presentiamo con tutto perfetto, poi dopo ci bocciano, siamo fregati, non abbiamo... Cioè, cazzo, sono persone, vado, mi presento e dico, oh, eravamo 50, abbiamo lavorato, abbiamo fatto questo. Ci piacerebbe poter iniziare ad usare il simbolo per fare un po' di pubblicità. È possibile o non è possibile? Sì, no, ti mandano a cagare, sei un pirla, non ce ne frega niente. Sta dicendo che non ci dobbiamo andare dallo staff. No, qualcuno sta dicendo che dice che dobbiamo andarci solo quando saremo pronti di presentare una cosa perfettamente. E chi è che l'ha detta sta cosa? Io! Solo quando siamo pronti, ma quando l'ha detto? Appunto. Perché lo so andare con una cosa. Ma io ho detto prima si va. Molto bene, perché altrimenti ti dicono ben vai. Ci rivediamo. Meglio di presentare una riunione generale, poi con la riunione generale è passato tutto, si porta. Ai primi di settembre, dopo la riunione generale, scusate, io che cazzo ho detto? All'alta colonna. Stiamo dicendo la stessa cosa. E allora voi andare a casa a mangiare, io ho fame. Ok, ragazzi, i primi di settembre si fa la riunione. Il messaggio da passare è lì che vogliamo fare. Caccia il candidato. Caccia il candidato. Questo è il messaggio. Gimmiglione. Jimmy. Che cazzo ne so? L'unico nome che mi ricordo. Questa volta ci spiegherà la notizia. Un vantaggio che ci possiamo muovere molto fino. Gimmiglione. No, Capitan Ventura. È un vantaggio. Sono 2 anni. Sono 2 anni che non guardo la televisione. Non so neanche se esiste ancora Gimmiglione. E porta porti. Ci siamo in curta. Ragazzi, fate ciao. 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 Ciao.